uno dei protagonisti indiscussi della notte milanese. Raccontaci le tue due vite. Ci sono due, ma a volte cerchiamo anche di farle coincidere. Io sono grafico, ho anche dei progetti più di carattere artistico. Una volta avevo esposto anche proprio qui. E poi c'è la mia attività notturna di organizzazione eventi, organizzazione serate. Tu sei in mezzo alle due opere che ti ritratto. Sì, un prima e un dopo direi. Mentre mi stacco la testa e poi c'è un ritratto decapitato proprio. Viene prima l'uomo che sta in mezzo alla gente o l'artista? Prima io ero più, le vivevo in maniera più dicotomica, no? C'è il giorno, c'è la notte, erano cose che non mischiavo. Adesso cerco sempre di rendere il meno possibile in conflitto, anzi tante cose che nascono di notte poi mi servono per il lavoro diurno e viceversa. Nei quadri che fai ritrai le persone in vari momenti della loro vita, quindi riesci... Sì, sono sovrapposizioni dello stesso viso in colti momenti differenti però del tempo, da più remota al più recente, che vengono poi sottoposti a un trattamento grafico di stilizzazione e poi vengono sovrapposti. Che sintesi faresti della tua vita? Che tre momenti importanti inseriresti nel tuo ritratto? Quando sono arrivato a Milano, che avevo 19 anni, e poi i momenti topici, 30 anni, 40 anni, che segnano anche dei cambiamenti anche fisici, no? Ti piaci in queste foto? Mi piaccio di più in quella, mi riconosco di più e trovo quel tipo di sguardo è proprio il mio, non so, che mi riconosco molto, ecco. Questo rapporto ossimorico, lo definirei, tra il progetto e il luogo in cui è esposto, come lo interpreti? Una presa di posizione un po' polemica verso una visione del fotoritocco che è ormai completamente scollata dalla realtà. Ero anche curioso poi di vedere che cosa io avevo suscitato nella sua fantasia, no? Per cui sono sicuro che ha fatto un'opera assolutamente mirata, precisa, è stato veramente molto bravo. Ecco, sono state più volte, se mi permetti, di definirti un po' una celebrity. Ma non lo sono, c'era dei personaggi come te, come Francesco Facchinetti. Questa scelta ha in qualche modo fatto fermare le persone? Secondo te gli ha dato una scusa per fermarsi o non ce n'era bisogno? Io credo che il progetto avesse una sua forza indipendentemente dai personaggi tratti. Sei un creativo, sei un artista, sei un grafico. Cioè, detta così, non so neanche più. È arrivato Leonardo da Vinci. Adesso sì, cosa stai lavorando? Riportiamo tutto poi per terra. Continuo sempre a fare il mio lavoro di grafico diretto. Ho fatto una mostra di miei quadri in una galleria nella mia città natale, che è Alessandria. Stiamo preparando insieme a Valeria Bulotta un evento durante la settimana della moda maschile per presentare una decina di nuovi designer che hanno come minimo comune denominatore un approccio creativo al disegno di moda. Noi ti ringraziamo. Io ringrazio voi. Luca. A presto.